Scelte di coerenza con i propri ideali e non svendita per posti di governo o sottogoverno. Sinistra Ecologia e Libertà non si piega alla logica delle alleanze a tutti i costi per governare, ma resta fedele alla sinistra, a cui si sente di appartenere al di là di ogni cosa. In vista delle amministrative del 7 e 8 giugno, dunque, fa scelte ben precise. A Ragusa chiude l'accordo con i DV e partecipiamo, a Modica con il Partito Democratico, a Comiso con la lista L'Ultimo Cittadino e altri movimenti che orbitano nella sinistra. A Focus, nostra rubrica di approfondimento, Enzo Cilia, coordinatore provinciale di SEL, spiega le ragioni della loro scelta. Noi pensiamo che ci deve essere, e siamo intestarditi su questa linea a tutti i livelli, nazionale, regionale, provinciale e comunale, che ci deve essere una via di mezzo tra la demagogia, il populismo, la come dire, rabbia e critica fine a se stessa e il potere per il potere fine a se stesso dall'altro lato, e quindi vogliamo incunearci in questa direzione con una proposta seria, plausibile, che vede finalmente una politica che si rimbocca le maniche per risolvere i problemi della gente, non per altro, non per avere le sedie appiccicate nel di dietro. Quindi io penso che questa è la scommessa che noi vogliamo continuare a portare avanti, e ci intestardiamo su un principio che è basilare, che riguarda soprattutto la coerenza, l'onestà, la competenza, la possibilità di farle le cose senza bisogno di tirare la giacca a nessuno e senza bisogno di fare patti scellerati o patti col diavolo, perché di questo non c'è assolutamente necessità. Ecco, questo è quello che voi avete fatto naturalmente a Modica, quindi questo patto col diavolo in un certo senso l'hanno fatto a Ragusa e a Comiso il PD quando ha scelto di... Ma anche a Modica, il PD è appoggiato da una parte da territorio, sì, il candidato di territorio, dall'altra parte anche da come dire, personalità che facevano parte del centro-sinistra, fino agli assessori che ha nominato strumentalmente, tra virgolette, insomma, utili a che cosa non si capisce, perché quando una personalità come Barone, una personalità come Di Martino vengono indicate da un uomo del centro-destra, certo, fino a ieri, insomma, è veramente da rabbrividire.